Eder. Mech. Pallister. Giulia Ciclettina è stata aggredita da Filippo Turetta per due volte. Ha tentato di fuggire, ma è stata colpita di nuovo, quindi caricata in auto ormai esanime. Lo testimonia un video delle telecamere dell'azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo. L'impianto ha ripreso l'aggressione subita dalla giovane 22enne, ex fidanzata di Turetta, sabato sera. Nel filmato si vedono i due ragazzi impegnati in una colluttazione durante la quale Ciclettin viene ferita e perde sangue. L'ex fidanzato, scrivono gli inquirenti nelle carte giudiziarie, poneva in essere atti idonei e diretti in nuovo non equivoco a cagionare la morte colpendola nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse, dopo aver colpito Giulia con calci mentre si trovava a terra, tanto da farle gridare "mi fai male" invocando aiuto. Filippo viene ripreso mentre si sposta insieme alla ex in un'altra area con la propria auto, dalla quale la 22enne fugge. Rincorsa, viene colpita alle spalle da Turetta, che l'aggredisce violentemente, provocandone la caduta, per impedire che si allontanasse e producendole, quale conseguenza della propria azione, ulteriori ferite e ulteriori copiosi sanguinamenti, che determinavano che la giovane rimanesse a terra apparentemente esanime mentre il Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile. L'aggressione è avvenuta sulla strada di Fossò, nelle vicinanze della quale sono state rinvenute alcune macchie di sangue e dei capelli. Entrambi ora analizzati nei laboratori dei carabinieri del RIS per confrontarli con il DNA di Ciclettin. In zona è stato repertato anche lo scotch al quale erano attaccati i capelli. Per questo la Procura di Venezia ha deciso di indagare formalmente il ragazzo con l'accusa di tentato omicidio e ha disposto una perquisizione, andata avanti per oltre tre ore, nella sua casa di Torreglia, nel Padovano. Nonostante la violenza dell'agguato, a mani nude è difficile causare tutta quella emorragia. Allora è molto probabile che giù a un certo punto cada e sbatta la testa contro il marciapiede, ecco perché lì viene trovato tutto quel sangue. E i capelli confermerebbero questa dinamica. È da verificare anche il discorso dello scotch che conteneva dei capelli. Non si può escludere che Filippo in qualche modo volesse immobilizzare Giulia per poterla rapire. Ho visto la ragazza l'ultima volta una settimana fa. Conosco il padre, che ha prenotato per la figlia. Giovedì dovevano fare un rinfresco con i parenti, una quindicina di persone, più che altro parenti, e poi sabato era in programma la festa con gli amici. Con lei ci siamo scambiati i messaggi per sabato e poi è venuta la scorsa settimana a parlare per definire il menù. Con Giulia c'era anche Turetta. Sinceramente, non sapevo che quello fosse l'ex fidanzato. Non è che lui si è presentato come fidanzato, ma si deduceva, e lui si comportava come se fosse ancora il fidanzato. La cosa che a noi è sembrata strana è che era lui che parlava della laurea, del festeggiamento, che si occupava di decidere. Lei semplicemente annuiva. Quello che decideva era lui. Il comportamento di Filippo era abbastanza normale, però non sembrava il classico amico che accompagna e suggerisce. Ecco, il suo atteggiamento era più da compagno, da fidanzato. Dava certe indicazioni che se sei un amico non dai, al massimo consigli. Non decidi su quella che è la festa non tua. Questo, col senno di poi, ci ha un po' sorpreso. Ho letto che già ad agosto si erano lasciati e lei lo assecondava, probabilmente perché c'era una sorta di debolezza da parte di lui. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.